Riccardo Ferrari, ci incontriamo fuori da una caserma dei Carabinieri, siamo soliti parlare altrove, parlare dalla spiaggia, parlare dal mare, ma questa mattina non è possibile, non sarà possibile praticamente per tutta l'estate, perché questa notte ignoti hanno dato fuoco al club velico che avete sulla spiaggia. Francesco, mi dispiace la circostanza, però devo dire a chi ha piccato il fuoco che se, mi tolgo anche gli occhiali, se mi ha voluto far piangere, beh, c'è riuscito. Ma se mi ha voluto tagliare le gambe, questo non succederà mai. Non butto 30 anni della mia vita per un bidone di benzina. Questo è poco ma sicuro. Né per far nascere un club, né un ristorante, né un grattacielo, qualsiasi altra cosa. Il club non muore per queste cose. Il club non muore per queste cose, ma il club è stato anche messo a repentaglio da una concessione che non viene rinnovata dal Sant'Agostino. E purtroppo questo è vero. Io ho fatto le mie rimostranze con due lettere l'anno scorso e anche quest'anno. Le lettere sono anche state consegnate al delegato di spiaggia, perché non ho niente da nascondere. Io ho pagato i canoni normalmente, ottemperando alle richieste dell'ufficio tecnico sia l'anno scorso che quest'anno, però qui di concessione non se ne vede, l'atto scritto non ce l'ho, non posso presentare progetti, non posso fare ingrandimenti, non posso abbellire, non posso rendere lustro, non lo so perché, mi dicono che manca la firma sulla pratica, ma non so di chi sia questa firma. Io ho fatto le mie rimostranze, per conoscenza le ho mandate anche al sindaco, non mi hanno dato nessuna risposta, io non so più che fare, le carte sono in ordine, mi hanno fatto fare anche, come giusto che fosse, i documenti per l'antimafia, li ho consegnati il 20, sebbene loro ce l'avessero in protocollo dalla Regione Calabria dal 20 di febbraio, quindi 4 mesi fa, però io li ho protocollati e sono nella pratica. Adesso cosa manchi per avere questo titolo concessorio io non lo so. So di fatto che il mille proroghe mi dà l'agio di avere la concessione fino al 2020, ma di scritto dal Comune di Paola ancora purtroppo non ho nulla. Ecco, questa mancanza del Comune di Paola è anche grave, perché sappiamo che il club è impegnato molto nel sociale e soprattutto anche in ambiti didattici, perché voi fate corsi a ragazzi delle scuole, ragazzi in difficoltà, che quest'anno purtroppo non potranno contare sul vostro apporto. Ma noi facciamo progetti con le scuole, quest'anno abbiamo tesserato 950 bambini della scuola media Zumbini. Questi ragazzi sarebbero dovuti venire a mare a fare le lezioni pratiche, perché lì è vero che abbiamo portato le barche che quest'anno non potremo più portare perché ce l'avete bruciate. E vabbè, ce l'avete bruciate le barche. Qualcosa la troveremo, qualche soluzione si troverà, gli insegnanti capiranno, il preside capirà che non ci può abbandonare in questo momento, qualcosa ci inventeremo. Un'ultima cosa, Riccardo Ferrari, praticamente la concessione che non si rinnova, ma visto che l'incendio è doloso, lei ha subito intimidazione oppure ha avuto qualche presupposto dal quale partire per farsi un'idea relativa a questo incendio? Io l'ho detto all'arma dei carabinieri, nessuno mi ha avvicinato, nessuno ha chiesto nulla, nessuno ha alzato la voce, nessuno ha fatto richieste, veramente non so da dove possa venire quest'atto, non, scavo nella memoria ma non trovo un atto, non trovo nulla. Allora, il danno emotivo è inquantificabile, invece quello economico, quant'è che ha perso questa notte il Club Nautico di Paola? Allora, il danno attuale credo che sia sui 35.000 euro. Se dovessimo ricomprare tutto da capo, forse saremmo sui 65-70.000 euro. Insomma, una botta mortale. È una botta veramente di quelle, perché le barche erano usate, si sa, quindi avevano un valore relativo. Le utilizzavamo pure da tanti anni, quindi su di loro erano cresciuti parecchi bambini. Ma comprare adesso 60-65.000 euro, comprese le vele, le boe, i motori, tutto. Allora, noi ci facciamo promotori di un'iniziativa volta a mostrare solidarietà in ogni modo che si può mostrare in questi casi, perché Paola è reduce una settimana fa dal rogo della macchina di un giornalista, adesso si brucia un club nautico, tutti coloro i quali si muovono in contesti virtuosi e difficili a Paola vengono penalizzati. Francesco, noi non abbiamo debiti con nessuno, abbiamo sempre pagato tutti puntualmente.
Quindi se qualche fornitore a cui finora ci siamo rivolti ci ha stimato per questo, per favore continui a farci credito, perché pagheremo anche lui. In questo momento abbiamo bisogno di di risorse, perché veramente non ce la facciamo più. Grazie.